Ho detto la verità prima? Penso di sì. Se la ricorda, era un momento particolare. Sì. E per me è un motivo di grandissima gioia aver citato solo un momento di 10 anni di Goldinotte, che era il momento, a mio avviso, più significativa per questa parte della città, che era un grande patrimonio, e cioè la Lazio. E credo che sia importante ricordare quel momento, quella trasmissione con il presidente della Roma. Credo che sia proprio la finalità di Goldinotte. Tante bandiere ma unite da una sola, che è la passione per il calcio. 10 anni di presidenza Viola, abbiamo la stessa età, presidente, 10 anni di Goldinotte. Complimenti per i successi dei 10 anni, anche perché io non ho avuto i successi che ha avuto lei. Beh, uno scudetto alla Roma non è cosa da poco conto. Non lo ricordo. Un po' di Coppa Italia, un po' di Coppa Italia e una finale di Coppa dei Campioni, tra l'altro. Con una organizzazione perfetta, qualcuno l'ha dimenticato, i cosiddetti e tanto bestiali tifosi del Liverpool vennero a Roma, sistemati in un certo modo, conoscendo certe situazioni che erano legate al bere ma non alla... E in effetti rinunciammo a vendere biglietti, a tanti biglietti, in metà della curva nord, ma non successe niente. Presidente, in quegli anni rinunciavate a vendere dei biglietti, ma c'erano parecchi posti, no? Ma anche se ce ne fossero stati pochi, per salvare gli spettatori avremmo fatto la stessa cosa. Presidente, le chiedo una testimonianza, e dico un termine con un po' di presunzione, da goldinottista. Io lo so che lei ci ha sempre seguito, a volte magari con un pizzico di rabbia, ma ho sempre sentito con molto affetto. Una sua testimonianza, una sua sensazione dopo 10 anni. Beh, in effetti non mi sono mai accorto che Michele Plastico soffrisse troppo di lazialità, perché si comportava nella stessa maniera sia per la Lazio che per la Roma. Grazie, questa è una grande testimonianza. C'è Chinaglia. Sta lì, E torniamo invece alla Roma. 10 anni, lei ha detto ho dimenticato lo scudetto, perché? Perché non ho mai provato piacere a ricordare quello che è stato fatto. Mi piace più pensare al futuro e sopportando anche tutte le amarezze, che significa dimenticare le cose belle per pensare a un futuro che può non essere sempre felice. E non è stato felice questo momento? Mi pare di sì. E allora vorrei... Chiedo perdono a tutti i romanisti presenti se quest'anno non hanno avuto le soddisfazioni che meritavano. Lei si è sentito in colpa per questo? Eh sì, io ho chiesto perdono ma non ho l'assenso, vorrei l'assenso. E il futuro, presidente? Ma mi sarei divertito di più a guardare il futuro, lo dico in senso amichevole, se presidente fosse rimasto Giorgio Chinaglia, anche perché come conterranei eravamo portati, come campanilismo, no? A superarci a vicenda. E nel superarci a vicenda, insomma, qualche cosa di più si poteva fare, si poteva avere più stimoli. Vero? No. Sì. Giorgio dice di sì laggiù. Sì. Presidente, lei è stanco del calcio? È stanco di questo calcio? Non nella maniera più assoluta. Il calcio mi piace sempre di più, anche più di prima, specialmente in questi momenti che le difficoltà sono immense. La grande sua, uso un termine pericolosissimo, la sua grande sconfitta, lo stadio. Lo sanno tutti che è la mia più grande sconfitta, ma io non ho avuto quell'idea, perché se l'avessi avuta veramente lo stadio sarebbe già stato fatto. Quindi mi rendo colpevole che lo stadio non sia stato ancora fatto. Non so se sono interpretato nella giusta misura. O in violese, il famoso. No, violese. Non è violese. Volevo dire, in altri termini, spostando i termini, che lo stadio si doveva fare. Ma non si è fatto.
E non è colpa mia, l'ho detto chiaramente, è colpa di tutti i presenti che sono qui. Per quale motivo i presenti? Perché rappresentano una parte della città di Roma. Probabilmente chi rappresenta loro forse ha ancora qualche colpa in più. Questo io non lo posso dire pubblicamente, ma è così. L'ha detto pubblicamente. L'ho detto pubblicamente.